Ci sono otto indagati per la morte del 31enne san cataldese Alessandro Tomasella, deceduto il 31 ottobre scorso per le ustioni di secondo e terzo grado, riportate probabilmente per un ritorno di fiamma nel corso di una grigliata con alcuni amici. Omicidio colposo, il reato ipotizzato dai magistrati della procura di Catania, competenti sull'indagine visto che il decesso è avvenuto all'ospedale Cannizzaro della città etnea, i quali hanno deciso di aprire un'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda a seguito della denuncia presentata dai familiari di Tomasella. Oggi sarà eseguita dunque l'autopsia sul corpo del giovane da un collegio di tre medici legali. Al centro dell'inchiesta ci sono alcuni componenti del personale sanitario del Sant'Elia, tra medici e infermieri, anche l'autista dell'ambulanza con cui Tomasella venne trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, oltre a uno degli amici dello sfortunato giovane. Diversi punti da chiarire, in particolare sulle modalità e soprattutto la tempistica dei soccorsi prestati ad Alessandro Tomasella in quei tragici momenti dello scorso 31 il giovane morì per un arresto cardiaco poco dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania, struttura dove era stato accompagnato per ricevere cure migliori per le ostioni subite. Uno dei punti centrali riguarda proprio la modalità di trasporto. Quando il 31enne venne accompagnato a Sant'Elia era stato disposto il trasferimento a Catania, ma l'elisoccorso in quel momento era impegnato in un altro servizio e quindi si decise per il trasporto in ambulanza.